Buonasera a tutti, iniziavate a mancarmi tantissimo, vi chiedo scusa se non sto facendo le video ricette con la stessa frequenza di prima, ma siete sempre nel mio cuore e quindi questa sera vi farò vedere una ricetta che mi aveva insegnato mio nonno, io l'ho leggermente rivisitata. Sono mancato in questo periodo perché ci stiamo organizzando, perché ci sono delle novità in corso che appunto tenetevi pronti, a breve vi daremo. Questa ricetta viene chiamata pasta del pastore. Quando ero piccolo, perché io provengo da una famiglia di pastori, quando andavamo a pascolare le pecore, mio nonno, non essendo un grande cuoco, cuoceva la pasta insieme alle patate. Infatti qui ci sono spaghetti e patate, quindi tutto nella stessa pentola. Qui sto iniziando a fare un soffritto con un po' di aglio e olio semplice. A questo punto mio nonno faceva solamente il soffritto di aglio e olio, con abbondante aglio, molto molto di più. Nel momento in cui era pronta la pasta, lui scolava, girava tutto quanto nella padella e metteva quintali e quintali di pecorino. Era molto gustosa, io l'ho resa leggermente più gustosa, e difatti la facevo molto quando lavoravo nel ristorante a Piazza Navona, ai Quattro Fiumi, ed era molto gradita dai pittori. Allora, adesso andiamo ad aggiungere appunto il macinato. Non dovrà cuocere molto. Non andiamo ad aggiungere sale perché già ho messo il sale nell'acqua e il pecorino che andrò ad aggiungere alla fine sarà appunto già salato. A questo punto andremo a mettere un po' di pepe bianco, leggermente, e appunto un pezzetto di peperoncino sott'olio. A questo punto cosa farete? Andrete a togliere l'aglio, che appunto è biondito, e lo andrete appunto a preparare. Diciamo che questo è il risultato che volevo ottenere della carne, non troppo cotta. A questo punto cosa farò? Andrò ad aggiungere leggermente un po' di acqua di cottura per evitare che l'olio bruci. A questo punto la pasta è cotta. Andrò appunto a scolare la pasta con le patate, dentro la padella. Ok. A questo punto procederò a mantecare. Aiutatevi con una forchetta a schiacciare un po' le patate, che vi renderà la pasta molto più cremosa. Aiutatevi sempre con un po' d'acqua di cottura. Vedete, schiaccerò le patate in modo tale che aiutino a far tirare fuori tutto l'amido, così arriverà la vostra crema. A questo punto cosa faremo? L'amido è fuoriuscito, quindi andremo a mettere abbondante pecorino. Lo userò tutto perché appunto, essendo la pasta del pastore, il formaggio si dovrà sentire. A questo punto andrò a mantecare fuori dal fuoco per evitare che faccia grumi o filamenti.
Una volta che si è sciolto il pecorino, ultima ripassata in padella. E il gatto è pronto. Quindi procederemo ad impiattare. Questa è una pasta molto 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 saporita. A questo punto cosa andrete a fare? Andrete a prendere tutta la salsa finale e l'andrete a mettere sopra la pasta. Il piatto è pronto. Se volete potete aggiungere ancora un po' di pecorino sopra. Io non lo aggiungo perché è molto forte. Se a voi piace potete aggiungerne altro. Lo chef Davide vi saluta, vi auguro buona serata, un bacio, alla prossima!